corso di recupero dati oggi tratteremo la cancellazione sicura, Secure Erase. Ma che cos'è la cancellazione sicura? È semplicemente il processo con il quale vengono distrutte delle informazioni presenti su un supporto digitale, un supporto di memorizzazione dati. Ma perché dovremmo occuparci di effettuare una tale operazione, distruggere i nostri dati? Beh, è molto semplice. Immaginiamo che vogliamo dismettere il nostro personal computer, magari il nostro server aziendale. Ecco, la cancellazione sicura è assolutamente essenziale per evitare che qualsiasi soggetto venga in possesso di nostri dati personali. Perché, come sappiamo perfettamente, una formattazione di un supporto non è sufficiente a distruggerne i dati contenuti all'interno. Quali sono i metodi per distruggere in maniera definitiva i dati? Dipende naturalmente dal supporto che si sta utilizzando. Per quanto riguarda gli hard disk, sicuramente la distruzione fisica del supporto, il metodo de gaussiano, quindi con dei macchinari, con delle onde elettromagnetiche, vengono a distruggersi tutti quelli che sono le memorizzazioni elettromagnetiche sui piatti dell'hard disk stesso. Oppure la cancellazione dei dati basata su sovrascrittura, che sicuramente è il metodo più praticabile e più utile, oltre al fatto che il supporto rimarrà perfettamente operativo e quindi potrebbe anche essere riutilizzato o ceduto. In questo corso vedremo come eseguire la cancellazione sicura su un singolo supporto come di molti supporti simultaneamente. Gli esempi in questo corso saranno la cancellazione sicura su un singolo pendrive o su un set di hard disk appartenente al sistema NAS. Vediamo dunque come eseguire la cancellazione sicura con il tool integrato nell'ambiente Challenger. È molto semplice, lanciamo l'applicativo Rocket e selezioniamo Secure Erase. Il wizard ci guiderà fino alla fine della creazione del task. Quando avremo finito saremo pronti per lanciare direttamente dal menu principale Start Secure Erase. La cancellazione verrà effettuata su tutta la superficie del supporto. Se dovessimo interrompere il processo non c'è problema perché Challenger avrà memorizzato la mappa di attività, quindi possiamo interrompere o far ripartire il task in qualsiasi momento. Facciamo molta attenzione perché il supporto che stiamo per cancellare verrà distrutto in maniera definitiva e non ci sarà alcuno strumento in grado di recuperare dati dopo il processo di cancellazione sicura. Terminato, abbiamo visto che cos'è la cancellazione sicura, quali sono i metodi e come eseguirla con il sistema Challenger. Abbiamo visto come distruggere i dati di un singolo supporto come di più supporti simultaneamente. Facciamo molta attenzione che ci sono delle aziende che offrono come servizio una cancellazione sicura, ma come abbiamo potuto vedere nella lezione di oggi non è certo un tipo di attività particolarmente complessa. Dunque facciamo attenzione ai millantatori di tecnologia e ci vediamo alla prossima.